Martino? Almeno il soccorso procede bene. Lo porto io. Tu che? Ce la faccio. Invece no. Dai, ai, ai, piano. Qui, seguitemi. Qui abbiamo... abbiamo compagnia. Oh, oh no. Ok, ok. Siamo quasi, vero? Arcieri! No, veramente? Ok. Ok. Ehi, hey, sono Atreus. Stai bene? Salve. No. Tieni duro. Siamo vicini, vero? A destra! Proseguiamo, siamo quasi al fiume! Oh, meno male. Mi viene da vomitare.
Gettala nel fiume. Su, sbrigati. Non può trattenerli a lungo. Wow! Ma certo, è Skitblood Nir, la barca di Freyr. Si raduneranno, andiamo. Dovevate vedere le vostre facce. Rilassatevi. Sta volando. Stiamo volando. Io sapevo che l'avrebbe fatto. Abbiamo degli ospiti! Oh, ce n'è un altro! Filava tutto troppo liscio. Aiutatemi! Sono troppo veloci! Attenzione! Credi davvero che sia la fine di Birgir? Credi sia sopravvissuto? Si starà togliendo il fango dalle unghie con le piume della bestia. Sicuro. È per forza così. Ci siamo quasi, Yngvi. Tieni duro un altro po'. Non credo di avere molta scelta. L'onda.
L'onda, ci servono bende e acqua bollente, poi radice rossa. Crescione, sì, lo so, credi che non abbia mai fermato un'emorragia? E non stare a preoccuparti, capo. Non ho rovistato tra la tua roba mentre eri fuori a farti torturare. Diamine, l'onda, fa piano. E perché te la prendi con me? Non sono stata io a infilzarti come un maiale. Senza offesa. Freya, ti spiace darle una mano? O magari potresti continuare al posto suo? Sta fermo. Ti sta medicando, così posso portarti a casa di Simbri. Il resto delle mie erbe là. Noi proteggeremo il regno in tua assenza. Noi quattro. Vanaim è in buone mani. Festa a casa di Sindri, allora. Ovunque essa si trovi. La tua barca. No, è la tua barca. Avanti, prendila. Solca i cieli e distenditi al sole a prua. Ne hai proprio bisogno. Prendi orgoglioso un dio Vanir. Ti ha regalato la barca. Gentile. Non mi ha lasciato altra scelta. Perché era necessario, non perché era scritto. La profezia dice che il Gjallarhorn è l'araldo del Ragnarok, qualunque cosa sia. Ho letto qualcosa nella biblioteca di Odino. Pare che... No, Atreus, ne parleremo in privato. Ti ringrazio. Serve qualcosa di speciale? Ma quanto cazzo sono bravo! Molto bene. Quando vuoi! Non farti uccidere, intesi?
non farti ricatturare. Promesso. Promesso. Ma ora che facciamo? Ci nascondiamo. Piangiamo. Trovato la sfera? Riposiamo. E poi lottiamo. Cinque. Con il cane. Elka è fuggita poco prima che tornassi. Dobbiamo decidere se abbandonare o meno il campo. Forse il luogo è stato compromesso. Che cosa significa? Elka sente qualcosa. Forse è importante. Proviamo a seguirla. Tracce. Di Elka. Quindi, ora che vuoi fare? Non dobbiamo andare dritti a casa, vero? Beh, possiamo cercare Elka in un altro momento. Volevo dirvelo, nella biblioteca di Odino ho letto una cosa riguardo allo scopo del ghiallo. Se suonato da un dio, il corno diffonde il suo richiamo tra i regni e armonizza lo spazio che li separa. Suonarlo dalle parti del tempio di Tyr sarebbe come aprire insieme tutte le torri del viaggio tra i regni. È un bel punto debole. Mi chiedo perché non l'abbia distrutto. Dei manufatti sfidano la distruzione. Bene, dobbiamo mettere al corrente Freya. Ehi, tu! Il capo vuole scambiare due parole con te! E non ti dispiace. Ciao, ho proprio un compito per voi. Ecco cosa ho trovato. Posso vedere il bottino delle vostre avventure? Questo ha una personalità forte. Per fortuna ho esperienza in questo campo. Parla. L'albero è cresciuto parecchio. E? E se cresce troppo, i rami rischiano di diventare pesanti e cadere, il che non è ideale, visto che sostengono tutti i regni. Non faccio il giardiniere. Non l'avrei mai detto. No, non ho bisogno di voi come giardiniere. Ma vi chiederei di tener d'occhio i cervi delle quattro stagioni. Normalmente si nutrono dell'albero e lo tengono in ordine. Purtroppo Rancore ha deciso che sarebbe stato divertente convincere Arroganza a liberarli. Se doveste vedere i cervi durante i vostri viaggi... Rancore ha detto che ero troppo pollo per liberarli. Ma io ovviamente non sono per niente un pollo. Per cui, come vedi, non ho avuto scelta. Chissà perché la cosa non mi stupisce. Sebbene normalmente questo scherzetto non sarebbe stato grave, il Fimbul Winter ha impedito che i cervi tornassero a casa e ora chissà dove saranno finiti. Ne è valsa la pena? Dunque, avete avuto fortuna con i Lindvirm? Sei davvero la migliore. Lo sei sempre stata. Ehi, lei è la migliore. Oh. Basta. Ma guarda un po'. L'hai fatto davvero? E come? Per tutti i nove regni sei riuscito a uccidere Heimdall. Lo sapevo che la lancia avrebbe funzionato. Allora, felice Ragnarok a tutti quanti! Beviamo. È vero? Heimdall è morto? Non ci posso credere. Ora non si torna indietro.
Odino aveva promesso la pace se tu non avessi più versato sangue a Aesir. Ho rifiutato quell'accordo. E lui l'ha onorato. Ma adesso... Ma cosa? Io e te sappiamo meglio di chiunque che Odino non mantiene le promesse. Ora abbiamo un vantaggio su di lui. Questo è il momento di attaccarlo. No. Nessuno di voi sa cosa ci aspetta. Per Odino la vendetta sarà l'unica cosa che conta. Non sarà l'unica cosa. La maschera. Qualsiasi sapere di Schiuda è quello che Odino vuole più di ogni cosa. Se io tornassi ad Asgard, potrei usare... Vuoi tornare? Senti. Se potessi finire ciò che ho iniziato lì, risvegliare la maschera, avere risposte, forse sarebbe la via d'uscita. Ma devo tornarci presto, prima che capiscano cos'è successo. Atreus, tu sei a casa. Non ti farò correre altri rischi. Lui è a rischio anche qui, Kratos. Come tutti noi. Tutto ciò che facciamo o non facciamo è pericoloso ora. Odino ha bisogno di me. Si fida di me. Sarò al sicuro lì. Da un punto di vista tattico, ho torto? La cosa non mi piace, ma è la nostra mossa migliore. Distraendo la sua attenzione, guadagneremo tempo. E avremo anche un paio di occhi nella casa del nemico. Ma se esiste davvero una fonte di conoscenza infinita, non puoi lasciarla nelle mani di Odino. Già, e una volta ottenuto da te ciò che vuole, perderò ogni vantaggio. Ho capito. Starò allerta. Padre, ce la posso fare. Ricorda la promessa. Ma anche tu. Spero che tu sappia quello che fai. Anche io, Sin. Beh, voglio sapere come tu ci sei riuscito. Come noi ci siamo riusciti. Sì, hai capito bene. Ed ecco com'è andata. Atreus, ascolta. Non posso farti ritornare senza questo. Un martello. La chiave, prego. Se vuoi uscire da una brutta situazione, scaglia con forza e di Verghi. È monouso. Verghi. Grazie, Sindri. Ma spero di non usarlo. Anch'io. Ok, Odino ha detto che Ugin mi avrebbe atteso nella capanna. Mimir, c'è altro che dovrei sapere di Odino? Magari qualche debolezza? Ad esempio che se gli tolgo la benda si disintegra? Già, ragazzo, non sarebbe! Ah, no. Scusa, Mimir, non riesco a imitarti. Ora devo arrangiarmi. Si parte. Fen? Sei tornato! Ehi! Questo è il tuo lupo! Ah! Smettila di sbucare così! Non è il momento! Se non è il momento me ne vado! No! Scusami! Lui è Fenrir!
Tranquillo, Fen. Lei è... Avevo ragione sul tuo coltello. Lieta che tu abbia trovato un posto alla sua anima. Anch'io. Ehi, come hai fatto a trovarmi? Loki? Questa è la mia biglia. E dove sei diretto? Torno ad Asgard. Ehi, sono io che sto usando lui. Sì, certo. Angerboda, ascolta. Una volta arrivato alla fine, io conoscerò ogni cosa. Come salvare mio padre, come fermare il Ragnarok, e forse perfino far ritornare il nostro popolo. Loki, sono tutte quante nobili intenzioni. Ma lui è Odino. Tu ti fidi di me, vero? Certo che mi fido. Spero solo che la storia che stai scrivendo per te sia quella che vuoi davvero. Puoi prenderti cura di Fen mentre sarò via? Mi prenderò cura di lui. Vero, bello? Sii prudente, Loki. Va bene. Solo aiutare Odino a completare la maschera, ma devo accertarmi che non ottenga risposte da essa. Facile, no? Forse nel suo studio. Ah, quanta attrezzatura! Che ci faccio? Ok, il panico non serve. Controllalo. Heimdall è morto. Per caso tu ne sai qualcosa? Niente di niente? Beh, insomma, lui era odiato da tutti. Certo, certo. Ma non è che hai visto qualcosa? Qualcosa di rilevante? Insomma... Lo sai, ha colpito Trude molto forte quando stavamo fuori. Forse qualcuno l'ha scoperto e si è vendicato, non saprei. Stai insinuando che mio figlio c'entri qualcosa? Non lo so. Davvero. Ho dovuto chiedertelo. Ma non ho mai creduto che tu c'entrassi qualcosa. Lieto che tu sia tornato. Ora ho capito che cosa non andava. Ho tradotto male una parola. Ma davvero? Invece di oltre il grido del gelido respiro, c'è scritto il grido del primo respiro. Il posto è totalmente diverso. So dove si trova. Ce l'hai fatta di nuovo. Vai, prendi la maschera, prendi la spada, prendi il corvo.
e trova Thor. Andrete a Niflheim. Mi sei mancata anche tu. Ehi, Ingrid, non è che per caso sai dove è Thor? Già, mi immaginavo. Passerò dalla mia stanza. Non so quando potrò di nuovo riparare il mio equipaggiamento. Ciao, Sif. Sai dove posso trovare Thor? Il padre di tutti ci ha assegnato un'altra missione. Perché mai dovrei dire a te dove trovare qualcuno a me caro? Senti, mi sta bene se non ti piaccio, non ti fidi di me o altro, ma voglio che tu capisca che la stai ferendo. Scusami? Prima o poi Trud diventerà una valchiria. Lo sai bene. Se non stai dalla sua parte, tu la perderai. Sarai anche al servizio del padre di tutti e al riparo nella sua bolla. Ma devi startene fuori dalle vicende della mia famiglia. Goditi la libertà finché ce l'hai.